Benvenuti! Oggi a Post-it Maratona Leeds, una vera e propria maratona di musica. Pianisti di fama nazionale si sono misurati al Teatro Morelli con i capolavori di Leeds. 30 anni di differenza. Il Teatro dell'Acquario presenta la nuova stagione di prosa e festeggia i suoi primi 30 anni di attività. A scuola di calcetto. Continua il nostro viaggio nel CUS dell'Unical. Abbiamo incontrato gli allievi del calcetto. Classicamente festival, armonie tra gli elementi, ha debuttato al Teatro Morelli di Cosenza, una rassegna di concerti promossi dall'associazione musicale ICAMS. Primo appuntamento della kermesse, il concerto del fuoco, dedicato al compositore ungherese Franz Liszt, un omaggio al grande genio in occasione del bicentenario dalla nascita. Si moltiplicano in tutta Europa gli eventi in suo onore, così anche a Cosenza l'associazione ICAMS ha presentato una rocambolesca e focosa maratona pianistica per ripercorrere l'opera del celebre virtuoso romantico. Ad alternarsi nelle esecuzioni i giovani talentuosi pianisti cosentini Roberta Tancredi, Danilo Blaiotta, Fabio Donato, Paolo Manfredi, Fabio Falsetta, Giusy Caruso e Alessandro Marano in due appuntamenti concertistici alle 18 e alle 20. Si tratta di un vero e proprio esperimento. Per la prima volta in città, sette pianisti di fama nazionale si sono misurati sullo stesso palco, accomunati dalla medesima passione per un grande interprete. Roberta Tancredi ha eseguito Il fuoco, tratto da Parafrasi dal Rigoletto, Orage Mefisico Walzer. Danilo Blaiotta in Mefistofelico Liszt, sonata in si minore. Fabio Donato, Liszt Etude, da 12 Etude d'esecuzione trascendentale. Paolo Manfredi, Meditazione e virtuosismi, tratti dai Funerali, Caccia selvaggia e Val Caprice numero 7 di Franz Liszt. Fabio Falsetta in Evocazioni liziane, tratte dalla Ballata numero 2 in si minore. Giusy Caruso nel Misticismo di un diabolico romantico, tratto dalle leggende Saint François d'Assise, La Prédication aux Oiseaux, e Saint François de Paul, Marchant sur les Flots. E Alessandro Marano nel Visionario virtuoso, da anni di pellegrinaggio Svizzera, Cappella di Guglielmo Tell, da armonie poetiche e religiose invocazioni. Torna alla stagione del Teatro dell'Acquario quest'anno con uno slogan nuovo, 30 anni di differenza, perché insomma il Teatro dell'Acquario è stato veramente un punto di riferimento anche per il teatro indipendente, il teatro alternativo qui a Cosenza. Guarda, 30 anni di differenza si sentono, oddio, noi volevamo festeggiarli in qualche maniera, però come dire, poi non abbiamo trovato in realtà un buon motivo per festeggiare, nel senso che dopo 30 anni, è vero, il tempo passa, insomma, ricordarsi che sono passati 30 anni in effetti non è proprio il massimo, diciamo, dell'attenzione, no? Però io credo che ci sia forse una caratteristica per la quale vale la pena quantomeno fermarsi sul 30° anniversario. Io penso questo, che come dire, la gioventù, no? È una delle, come dire, delle caratteristiche che forse ha tenuto vivo questo posto, questo luogo, questa struttura. Di solito la gioventù porta con sé tante, come dire, tante caratteristiche, che ne so, essere aperti al mondo, essere disponibili, pronti allo scambio, pronti ad accrescere le proprie conoscenze anche, no? Però poi paradossalmente questa è una cosa che quando si è giovani, no, la si fa forse ingenuamente, però poi forse sono proprio le esperienze che uno attraversa che possono portare forse anche a chiudersi invece, o comunque quantomeno possono condizionare, insomma, il tuo sviluppo. Io invece penso proprio questo, che dopo 30 anni questa struttura, il Teatro dell'Acquario, il Centro d'Arte in particolare, ha invece, come dire, imparato ad essere giovane, cioè
non più ingenuamente aperti al mondo, ma consapevolmente aperti al mondo. Cioè, nel senso che penso che quell'equilibrio che questa struttura ha trovato non soltanto all'interno, no, ma anche con il suo territorio, con gli operatori, con gli spettatori, con chiunque in sostanza, penso che sia proprio questa la chiave che gli permette di continuare ancora oggi ad essere, come dire, rigenerato, rinvigorito. Sembra che 30 anni non siano passati poi alla fine. E quindi penso che la caratteristica principale sia questo. C'è un maestro giapponese che si chiama Daisaku Ikeda che dice che la gioventù la si impara invecchiando, no? E io penso che questa sia proprio veramente la verità, cioè nel senso che noi dopo 30 anni ancora oggi abbiamo forse quell'entusiasmo di essere pischelli, va? Mi è consentito dire quello. Che cosa vedremo quest'anno? Scorrendo la stagione vedo anche vecchi amici, cioè compagnie che tornano, perché poi in realtà il Teatro dell'Acquario è anche una struttura di famiglia, vero? Sì, noi abbiamo cercato in qualche maniera, essendo il 30° anniversario, di circondarci di alcuni amici in particolare. Mi riferisco per esempio a Libera Scena Ensemble, che aprì questo teatro il 7 marzo del 1981, all'epoca c'era Gennaro Vitiello, adesso non c'è più, però Libera Scena ci piaceva, insomma, l'idea di invitare loro per essere con noi il 7 marzo. Noi vorremmo poi festeggiarlo questo 7 marzo in particolare, faremo una piccolissima cosa, però insomma ci piaceva l'idea di festeggiarlo e di condividerlo nuovamente insieme a loro, no? Così come 30 anni, esattamente 30 anni fa. Poi ci saranno anche altre partecipazioni, ovviamente, a cui noi siamo, diciamo, delle persone, degli amici, non soltanto attori ma anche, diciamo, addetti ai lavori, organizzatori, ai quali siamo particolarmente legati e che, insomma, vorremmo che durante il corso dell'anno, insomma, condividano con noi questa, diciamo, questa ricorrenza. Mi riferisco da Lindo Nudo a Fabio Vincenzi, per dire, insomma, localmente, ad altri, diciamo, artisti, diciamo, non calabresi che, insomma, ci hanno accompagnato durante questi 30 anni. Non faccio ancora nomi perché stiamo ancora programmando in realtà questa festa del 7 marzo, però poi lo saprete senz'altro, insomma. Senti, in chiusura c'è una novità, perché vi rinnovate ogni anno, c'è un bistrò, avete aperto un bistrò al Teatro dell'Acquario. Sì, questo è per noi un modo di, appunto, perfezionare il nostro, come dire, il nostro modo di comunicare con gli altri. L'Acquario Bistrò, noi vorremmo, naturalmente non è un'operazione commerciale, ma noi vorremmo che diventi un luogo dove potersi incontrare prima degli spettacoli e dopo gli spettacoli e poter poi organizzarci intorno anche delle altre forme, diciamo, di aggregazione, poter stare insieme e condividere con la qualunque, in sostanza, qualsiasi tipo di evento, di qualsiasi cosa, insomma, ecco, è un nostro modo di rinnovare la presenza sul territorio. Va? Oggi per Post-it siamo venuti a riprendere gli allenamenti della scuola calcio Cusco Senza, dove si allenano i campioni del domani. Il signor Alberto oggi è venuto a portare il figlio alla scuola calcio del Cusco Senza. Gli piace stare a giocare a calcio, a stare con i compagni e a fare attività sportive. Quindi gli piace molto il calcio, quindi è una sua passione e lo accontentiamo. Cosa si aspetta da lui? Ma io mi aspetto che si diverta, poi se è destino che deve andare avanti, va avanti. Ma l'importante è che si diverte e si trova bene qua, questo è l'importante. Francesco, portiere dei Pulcini del Cusco Senza, qual è il tuo giocatore preferito? Buffon, sono tifoso anche della Juve. Forza Juve sempre, allora. Nel cuore. Francesco, qual è il tuo giocatore preferito? Del Piero. Cristian, di che squadra tifi? Inter. E qual è il tuo giocatore preferito? Snyder. Yeah.